Ad oggi pulire il materasso è più semplice di quello che si pensa e soprattutto di quello che ci ha sempre detto la nonna o la mamma. Perché? Perché i materassi dei nostri tempi sono pensati per impedire lo sviluppo di acari e batteri. Questa caratteristica è favorita sia dall'utilizzo di materiali specifici antiacaro, sia dalla maggiore aerazione data dalle fasce traspiranti perimetrali del materasso. Detto questo, il mio consiglio è semplicemente quello di sfoderare, onde possibile ovviamente, il materasso lavando il rivestimento, facendo però attenzione alle condizioni di lavaggio poste sull'etichetta. Per i materassi non sfoderabili, invece, consiglio solo di esporli all'aria per almeno metà della giornata, una o due volte l'anno. E mi raccomando, aprite sempre le finestre, anche per pochi minuti, tutte le mattine. Con questi semplici consigli vi auguro un sano e pulito riposo. Continuate a seguirmi e a scoprire i miei utili consigli per un acquisto consapevole. Puntuali, eh?